È stato riaperto nelle prime ore della mattinata di oggi il viadotto Gatto, l'arteria di collegamento tra il porto commerciale di Salerno e lo svincolo autostradale, dove si è resa necessaria la chiusura nella serata di ieri a causa di un versamento cospicuo di olio, circa 60 litri, dal serbatoio di un camion. Il pesante mezzo stava attraversando l'arteria quando, a causa del peso eccessivo del camion, ma anche certamente per il deterioramento dell'arteria, un giunto di dilatazione si è sollevato e infilzato nel serbatoio del TIR che conteneva la riserva di olio. Il liquido si è pericolosamente riversato sulla strada, che è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. A coordinare tutte le operazioni di soccorso e di intervento di persona il comandante dei vigili urbani di Salerno, Rosaria Battipaglia, intuendo la pericolosità dell'incidente. Al suo fianco anche l'assessore alla mobilità del comune Rocco Galdi, ed è stato necessario l'intervento di più mezzi di emergenza per consentire il ripristino di normali condizioni di sicurezza. Durante l'intervento un vigile urbano è rimasto ferito e si trova ora ricoverato in condizioni non gravi all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. L'arteria è stata riaperta alle 5 di questa mattina grazie proprio al massiccio e tempestivo intervento. L'episodio ripropone però in tutta la sua urgenza la necessità di intervenire sulla manutenzione del viadotto Gatto, dove è già in corso un cantiere per il ripristino proprio dei giunti di dilatazione. Grazie ai soccorsi abbiamo sgomberato l'area e atteso poi successivamente che, a valle di un intervento fatto dalla manutenzione in merito alla rimozione dell'olio di circa 60 litri di olio, è stato rimosso e assorbito. In questo modo qua intorno alle 5 abbiamo riaperto il viadotto. Dicevo, assessore, si ripropone con tutta la sua urgenza la necessità di intervenire sul viadotto Gatto, se ne parla da tempo. Il fatto che sia stato proprio un giunto di dilatazione a provocare il tutto fa emergere con chiarezza quanto sia importante mettere mano a quest'opera. Per la verità noi già avevamo previsto i lavori che ci saranno consegnati il giorno 24 per quanto riguarda i giunti. Quindi da cronoprogramma sono previste 2 settimane di lavori, i lavori saranno fatti di notte ovviamente con impianto semaforico e si transiterà su una sola corsia. Contiamo nel più breve tempo possibile di ripristinare i giunti e rendere il viadotto quanto più sicuro possibile. Io credo che dagli studi che abbiamo avuto finora il viadotto è sicuro, però non vi so dire direttamente, non vi sono in grado di dare la certezza assoluta. Quello che posso dire è che sicuramente noi la manutenzione ordinaria programmata la stiamo facendo, tanto è vero che dal giorno 24 inizia il secondo lotto di manutenzione e contiamo col successivo lotto di illuminare anche il viadotto Gatto, sempre ai fini della sicurezza stradale.